Ciao, oggi vi faccio vedere come utilizzare questi colori che sono prodotti dalla Bebeo, si chiamano prisme, prisme fantasy esattamente. Andremo a utilizzare su queste basi di vetro che ho comprato da Hobby Perline e vi rimando al video dove facevo vedere la review d'acquisti e comunque il codice è questo qui. Sono in vetro e sono lisce. Mi raccomando, la cosa essenziale è che siano lisce. C'è anche un video, ora non mi ricordo di chi è, che ha provato a farlo su delle conchiglie, ma non vanno bene. Perché devono essere appunto delle superfici lisce, perché sennò l'effetto prisme non viene. L'effetto prisme sarà questo effetto qua, che fanno vedere anche sulla scatola. Questo effetto tartarugato, non so come chiamarlo. Allora, andremo a utilizzare su uno dei due componenti in vetro questi due colori, rispettivamente il 18 e il 51, Emerald e Onyx, e sull'altro andremo a utilizzare il rosso e l'oro, che sono il 13 e il 32. Ci servirà anche o un stecchetto, questo qui cucchino per il gelato, o una stecchetta questa per gli spiedini. Scegliete voi. I colori vanno sbattuti benissimo e non solo sbattuti, ma anche girati appunto con questi stecchetti, perché come tutte le cose pigmentate, anche i gel per la ricostruzione delle unghie, uguale, i pigmenti rimangono tutti qui. Guardate qui come si vede bene su quello rosso. Vedete? I pigmenti sono andati tutti in fondo. Il liquido c'è all'interno, non è che è secco, però tendono ad andare, guardate il rosso proprio sta tutto quasi in fondo, tendono ad andare in fondo e quindi oltre che sbatterli bene bene, dovete anche girarli, adesso vi faccio vedere come. Quindi andiamo con lo stecchettino a tirarli su dal basso verso l'alto, come quando montate i tuorli a neve e dovete girarli dal basso verso l'alto, per portare su tutti questi pigmenti. Mentre io finisco di girare, vi faccio vedere i colori nei tappi, che forse si vedevano meglio anziché nel barattolo. Questi colori sono molto fedeli, cioè quando si asciugheranno dopo 24-48 ore meglio e rimangono proprio questi colori. Come si applicano? A gocce, non vanno stese assolutamente con il pennello, se no vi verrà un effetto perlato, cioè se vi piace l'effetto perlato va bene, ma insomma non avrebbe senso se comprate insomma questi colori. Vanno stesi molto abbondanti, non vanno molto mossi, insomma, vanno lasciati abbastanza abbondanti. Non vi preoccupate se lo mettete insomma non benissimo. Io mi sono messa su una superficie che anche se mi si sporca non mi importa niente. Andate sui bordi perché dovete fare anche i bordi, ma la vernice non deve scolare via. Se ci passate sopra non succede niente, anzi i colori si vanno a mischiare. Mi raccomando, la superficie dove di appoggio non deve essere inclinata. L'effetto già sta avvenendo. Io lo lascerò così e adesso i colori si andranno mano a mano screpolando. Già si sta vedendo un pochino e si creerà appunto l'effetto prisme. Come vedete, sono passati circa 5 minuti il tempo di sbattere gli altri due colori e già sta avvenendo il processo. Allora, qui abbiamo detto che useremo un oro e faremo un lavoro, diciamo, diverso, nel senso che metterò, anzi, ho deciso di mettere tre colori addirittura, metterò i colori uno sopra l'altro.
Volevo provare insieme un altro metodo. Vediamo cosa esce fuori. E poi andò a tirarli, facendo anche dei movimenti, insomma. Tanto comunque una cosa sicura è che ognuno sarà diverso dall'altro. In questo centrale il rosso ha prevaricato moltissimo e sta caratterizzando poco, però vi dico che l'effetto craquelé completo arriva circa dopo, mi sembra 10 ore, mi hanno detto. Eccoci qui con il risultato, questo è esattamente dopo 48 ore, anzi anche un po' di più. E allora, questo è il primo esperimento che abbiamo fatto, che secondo me è stupendo, è venuto molto l'effetto craquelé ed è venuto molto grande anche il tartarugato. Quindi qui abbiamo messo non tantissimo prodotto e abbiamo messo due colori separatamente e li abbiamo fatti mischiare naturalmente da soli, non li abbiamo proprio toccati ed è venuto questo lavoro molto grande. E qui ho strisciato praticamente il lavoro, lo vedete anche se tornate un attimino indietro, e quindi ho annullato l'effetto craquelé, anche perché qui è veramente pochissimo prodotto, perché ero sui bordi, quindi vi consiglio di mettere un bel po' di prodotto. Anche questa parte di grigio c'è poco prodotto, insomma, se lo vedete, infatti non è molto lucido, ma è rimasto un po' opaco. Diciamo che il grigio si è un po' incassato in confronto al verde. Lo vedete? Ecco, forse è così. Vedete? È leggermente opaco in confronto alla parte verde. La parte verde è venuta più brillantinata. Vedete? Come se si fosse seccato in maniera diversa. Questo è il secondo esperimento e come vedete la differenza è enorme. I crateri, diciamo, sono molto più piccoli, ma si sono fatti ugualmente, insomma. Il rosso fa l'effetto craquelé, vedo un po' meno confronto agli altri colori e viene mangiato molto dall'oro. Cioè, se mettete l'oro, il rosso un po' se ne va. Questo era l'esperimento con tanto colore, infatti l'effetto è venuto molto lucido. Il problema è che con tanto prodotto da questa parte è colato, come potete vedere, è colato qui e anche sotto, e di conseguenza ha fatto questo effetto cascata da una parte e si è portato via un bel po' di prodotto. Ma messo in questo modo, secondo me, è un bel risultato perché sembra un po' un albero e con questo fatto che è caduto da un lato è molto carino, però vi assicuro che è una cosa molto brutta perché ho dovuto poi rimuovere piano piano con uno stecchino qui di fianco e non veniva fuori tutto, allora continuavo, insomma, un po' un macello. Poi questo rosso, sì, questo rosso, il cuore. Diciamo che il cuore è il risultato che mi piace molto, e sia per la lucidità che ha preso, è venuto veramente molto lucido. E come vedete, di nuovo l'oro ha mangiato il rosso, cioè l'oro è venuto veramente a mangiare quasi tutto il rosso che avevo messo, e come vedete la parte rossa ha poco craquelé in confronto, ha pochi crateri in confronto all'oro. Quindi il rosso si vede che fa un po', non viene molto bene. Vedete anche qui è venuto proprio come se avessi steso il colore con il pennello.
Comunque, vi ripeto che questi colori, diciamo, stesi a pennello, rimangono metallizzati. Questi colori stesi a pennello rimangono metallizzati, come qui, come vedete qui. Eccolo. Un bel effetto comunque, per carità, però insomma la loro funzione sarebbe un'altra, cioè non è quella di fare l'effetto metallizzato, ma di fare proprio questo effetto cratere. Il verde secondo me è stupendo e ve lo consiglio, insomma, se dovete acquistare questi colori, il verde è veramente meraviglioso, il rosso, tutti quei colori insomma di quel set che vi ho fatto vedere nel video. Secondo me sono molto molto belli. Niente, vi saluto, spero che il video vi sia stato utile e al prossimo. Come al solito, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e se volete iscrivetevi al mio canale così sarete sempre aggiornati dei miei nuovi video e caricamenti. Un bacione, ciao da Alessia Lux.